ragazzi, sono Zanzo, bentornati sul mio canale. Oggi siamo in un video di Minecraft, ma diverso dal solito. Infatti oggi mi trovo su Fiverr, che è una piattaforma di freelancer. In poche parole, voi mettete a disposizione le vostre capacità nella creazione di qualsiasi cosa. Può essere campagne pubblicitarie, videomaking, foto editing, disegno, qualsiasi cosa. Vi anticipo subito, ragazzi, che Fiverr non mi sta pagando per fare questo video, assolutamente. È una cosa che ho deciso di fare io, spulciando un po' in rete. Ho visto che video di questo genere in Italia, se non ho visto male, ancora nessuno li ha portati, o forse qualcuno. Fatto sta che oggi voglio andare a pagare, quindi tiro fuori dei soldi di tasca mia, delle persone per costruire in Minecraft una casa. Voglio vedere se la gente che si mette a disposizione su questa piattaforma come builder, così si fanno chiamare, sono in grado di costruire qualcosa che valga effettivamente i soldi spesi. Quindi andiamo a cercare qua in alto Minecraft, ok, e andiamo a cercare qualcuno che potrebbe interessarci. Come potete vedere, qua ci sono un sacco di inserzioni per quanto riguarda Minecraft, da chi crea le skin, chi crea i server trailer, chi fa le thumbnail, c'è di tutto. Naturalmente è tutto a pagamento, ragazzi, non c'è niente di gratuito. E vado a cercare, allora, nei seller details chi parla italiano, intanto, eccolo qua, lingua parlata italiano, e soprattutto chi vive in Italia. Ok, 47 persone abbiamo, molto bene. Ma soprattutto andiamo, vabbè, teniamo qua gaming, ok, solo sulla piattaforma PC, perché a me interessa Minecraft per PC. C'è anche gente che ti dice, entro nel tuo server su PS4, su Xbox e ti costruisco qualcosa, roba del genere. Ok, queste sono un po', diciamo, le inserzioni che ci sono, adesso vado un attimo a controllarle e vediamo quelle che, secondo me, sono le migliori. Ok, ci siamo, ragazzi, allora, ho trovato queste tre inserzioni, diciamo, naturalmente sono tutte scritte in inglese perché la piattaforma è inglese, non è italiana. E partiamo dal primo, allora, vediamo cosa mette a disposizione. Qua ci sono tutte le varie informazioni su quello che puoi fare o non fare. Ti dice che se vuoi una costruzione di 500 blocchi per 500 di contattarlo prima. E qua sotto abbiamo i pacchetti. Allora, vediamo la prima. Ok, qua costruirà quello che noi vogliamo per un'area di 50x50. Allora, noi gli faremo costruire una casa in stile medievale che però abbia la scritta Zanzo. Ok, vediamo chi tra i tre sarà il migliore. Allora, tempo di consegna 4 giorni, va benissimo. Tra l'altro, mentre sto registrando questo video è il 25 di marzo e non so quando riuscirò a farlo uscire. Andiamo a selezionare quindi il pacchetto base. Ok, qua in poche parole dice se vogliamo che invece che 4 giorni lo faccia in 2 ci costa 9,71 euro in più. Se vogliamo che registri anche la sessione mentre va a costruire la cosa costa 14,56 euro in più. Allora, il totale del pacchetto è di 11,65 euro e andiamo ad ordinarlo. Siamo arrivati nella videata, diciamo, dove ci confermano l'acquisto del pacchetto. Qua posso andare a indicare tutte le informazioni necessarie alla persona che ha messo a disposizione le sue doti per far sì che possa capire al meglio come costruire ciò di cui abbiamo bisogno. Ok, ragazzi, gli ho scritto, allora, ciao, avrei bisogno di una casa in stile medievale su 3 piani. Più è dettagliata, meglio è. L'importante è che ci sia anche l'insegna con scritto Zanzo, anche se non è molto in stile medievale. La casa è da costruire in un mondo nuovo, non super piatto, mi raccomando, è importante. Accettiamo qua tutte le varie clausole del sito e startiamo l'ordine, quindi facciamo partire effettivamente l'ordine. Adesso teoricamente lui in 4 giorni dovrebbe darci la cartella salvata con all'interno questa creazione. Passiamo adesso al secondo builder. Lui i tempi di consegna non sono di 4 giorni ma sono di 7 e ogni sessione di lavoro dura 60 minuti, quindi lui lavorerà un'ora al giorno per 7 giorni e dovrebbe poi mostrarmi il risultato finale. Andiamo a vedere qual è il suo pacchetto. Col pacchetto base, che costa 4,85 euro, ci dice che costruisce una piccola e semplice costruzione senza le furniture, dovrebbero essere tipo le cose interne, tipo i letti, tutte queste cose qua, come una piccola casa. Altrimenti abbiamo una medium size build with details and furniture like a castle. Ok, allora io direi di comprare anche qua il pacchetto da 9,71 euro, dove però le durate delle sessioni giornaliere sono di 90 minuti e non di 60. Quindi selezioniamo quantità 1, andiamo ad ordinare. Completato il processo di pagamento, anche a lui andiamo a scrivere questa cosa, però in più gli aggiungiamo: la casa deve trovarsi in un'area 50 per
50 start order, e anche a lui andiamo a confermargli quello di cui abbiamo bisogno. Quindi noi, i nostri due ordini sono in progresso. Questa è l'ultima inserzione che ho selezionato, però ragazzi non so se oggi andrò ad acquistarla, anche se il tempo di consegne è di 2 giorni, perché in poche parole ragazzi io gli ho scritto prima un messaggio privato, i primi due mi hanno risposto, questo qua non ancora. Io ho provato a scrivergli, non mi ha risposto. Se nei prossimi 2-3 giorni dovesse rispondermi, magari vado ad acquistare anche qua il pacchetto base. I due ordini io li ho fatti, nel frattempo Esorcism mi ha scritto in diretta, fa ordine ricevuto, mi metto al lavoro, solo un paio di informazioni, l'insegna zanza deve essere integrata nella costruzione come se fosse per esempio una locanda, l'interno deve essere arredato in modi particolari o posso farlo liberamente? Allora sì, l'insegna deve essere integrata e per gli interni vai a sentimento. E gli metto una faccina che ride. Ottimo ragazzi, quindi diciamo che lui si sta già mettendo al lavoro, vediamo se rispetterà i tempi previsti per la consegna, che dovrebbero essere 4 giorni se non ricordo male, questo qua è 4 e l'altro è 7, non lo so. Fatto sta che quando mi arriveranno poi i due salvataggi li andremo a vedere insieme. Ok ragazzi, dalla precedente clip sono passati esattamente 4 giorni, entrambi mi hanno consegnato il lavoro finito, anche se uno dei due dava come tempi di consegna 7 giorni, però nel messaggio che mi ha inviato con diciamo l'ordine concluso mi ha detto che essendo in questo periodo lui in casa come tutti gli altri è riuscito a dedicarci più tempo al lavoro e quindi ragazzi me l'ha consegnato 3 giorni prima. Andiamo quindi ad analizzare i due mondi, partirei da questo. Allora ci mettiamo chiaramente in creative, vediamo. Ok, eccolo qua. Allora, la zona che gli avevo chiesto era di 50x50, me l'ha delimitata con la ghiaia e vediamo cosa ha costruito. Allora, messo qua fuori c'è diciamo la stradina per arrivare a casa, che è questa. Qua c'è un laghetto con i pesciolini eccetera eccetera, chissà come sarebbe vederli con le shaders queste due costruzioni, però purtroppo la 1.15.2 le shaders non sono ancora disponibili. Qua c'erano dei tronchi d'albero buttati giù a terra e ha costruito casa su una collinetta. Qua dietro ci sono delle panchine, la fontana carina, sta cosa fa delle panchine. Qua dietro ha messo tipo dei pezzi di grano, delle angurie, dei tappeti verdi qua, come tipo a indicare come se ci fosse tipo del muschio sopra alla siepe. Beh, l'esterno diciamo che è carino, poi qua ha curato un attimo anche i dettagli della casa. Queste cose qua sono bellissime, le cascatelle che scendono ai lati della casa e formano poi il laghetto centrale, mi piace un sacco. Qua ha costruito un albero, sì, diciamo carino, l'avrei fatto un po' più grosso, è minuscolo rispetto alla casa. Adesso andiamo a vedere la casa. Io tra l'altro gli avevo scritto di costruirmi una casa con l'insegna Zanzo. Allora sì, ci sta la scritta Zanzo fatta così, molto bella, potrei riutilizzarla magari anche nel mio mondo per fare qualche costruzione particolare, però io la volevo integrata nella casa, non messa così fuori, però vabbè, ci può stare. Andiamo a vedere gli interni della casa, quindi andiamo dentro. Allora c'è una libreria qua, qua c'è un tavolo con la torta, un po' di quadri. Ok, sta roba qua è fighissima, che si fa con la Anvil. Ve lo faccio vedere, poche parole come si fa ragazzi, vediamo se riesco a prendere. Poche parole, per farlo vi basta mettere l'item frame, poi dentro la anvil e poi cliccare con la torcia lateralmente, quindi sul blocco dietro, e in poche parole sembra che la torcia sia incastrata dentro in un contenitore per torce. Poi al piano di sopra ci sono delle armature, questa qua immagino sia un'altra testa di un player, immagino. Qua c'è una chest vuota, poi si va sopra di un altro piano e qua c'è la camera da letto. Sì, qua c'è dei barrel, dei barili, bella. Questa qua fatta così mi piace, con tutti i barili messi qua così, è carina come cosa. E qua c'è una cesta nascosta così, a random. E vabbè, ci può stare ragazzi, scrivete nei commenti un voto da 1 a 10 per questa costruzione. Tenete presente che è costata sui 10-15 euro all'incirca. Vediamola un attimo dall'alto. Vabbè dai, nel complesso è ben fatta, carina, carina. Adesso usciamo, entriamo nell'altro mondo. Eccolo qua l'altro mondo, siamo già davanti a casa, molto bene, siamo già anche in creativa e vediamo. Allora, questa già fighissima come cosa, vedete? C'è un'insegna gigantesca con la scritta Zanzo in quarzo, tanta roba. Allora, c'è un laghetto fuori, la zona con i cavalli, con le balle di fieno. C'è questo laghetto, fatto veramente molto molto bene. Ho finalmente un albero bello gigante. E qua ho visto che c'era tipo, cos'è, un salice piangente tipo? Sì, perché c'ha le cose che cadono verso il basso. Carino il salice piangente.
Poi qua c'è la zona dell'agricoltura, chiamiamola così. Questi qua come si chiamano? Ah sì, il composter con dentro la roba organica da trasformare in bone meal. Poi c'è questa zona qua, che cos'è? La zona dello scavo, raga. Allora aspetta un attimo, non spoileriamocela subito tutta. Il loom? Che cos'è il loom, raga? Non lo so, è una cosa nuova che è stata introdotta. Scrivetela nei commenti. Questa qua è la zona dello scavo. Infatti, raga, come potete vedere, c'è questa costruzione qua come se fosse tipo una gru che porta giù questa struttura che va nella zona della miniera, vedete? Raga, tanta roba, ben fatta. Poi si torna su, qua c'è la zona dietro, qua mancano delle foglie, probabilmente non se ne è accorto. La zona dietro della casa, che materiale è questo? Lo stripped birch wood. È carino, sapete? Non l'avevo mai utilizzato come materiale. Potremmo utilizzarlo per la costruzione di casa, anche nella serie principale, tanta roba. E vediamo adesso da fuori la casa. Mamma mia, raga, ma quanto è mastodontica. Minchia, gigantesca, cazzo. Questa è tanta roba, questa mi piace veramente un sacco. Veramente, veramente un sacco. E qua c'è una zona tipo dove si può cenare all'aperto, con i tavoli singoli con le sedie singole, poltrone singole, chiamiamole così. Zanzo Inn, welcome. Quindi si entra da qua. Di qua c'è un'altra zona. C'è un ingresso solo alla casa, va bene. Quindi entriamoci dentro, vediamo. Diciamo che gli interni sono un pelo un po' più curati. Allora, qua si entra, c'è la zona soggiorno con tutti questi tavoli. Sembra una locanda quasi, raga. Guardate quanti tavoli, un sacco di chest, robe del genere. Qua dietro c'è un'altra chest. Voglio vedere la zona quella della cucina. Fatemi vedere un attimo. Qua si entra in cucina. Qua c'è la zona dove tipo ordinare. Qua dietro ci sono le botti. Fatto veramente da Dio. Questo è il lavandino. Qua avevo visto che c'era un piatto, poche parole, con dentro la carne, con la carnazza dentro. Questo dovrebbe essere il frigorifero. Io avevo usato invece che i tappeti verdi, i tappeti gialli. Poi di qua si sale al piano di sopra. Bella la delimitazione, diciamo, della scala fatta con le trapdoor. Ci sta di brutto. Ciao YouTube. Ma come faceva a saperlo? Attenzione, spoiler. Il cartography table, va bene, qua c'è un'altra chest. Qua c'è la zona della libreria, molto bene. Poi ci sono le varie stanze. Quindi stanza numero 1, ok, sì, quindi è come se fosse tipo una sorta di locanda. Stanza numero 2, guarda che temporalone che c'è fuori. Ah, qua c'è il balconcino. Room 3, quindi stanza numero 3, qua c'è anche una bella cestina. Stanza numero 4, madonna, con che pugno nell'occhio è il letto rosa, mamma mia. E poi c'è la stanza numero 5. Ben fatta, ben curate. Però vedo che qua si va ancora più sopra. Si va ancora su. Si sale, si va nella zona quella della torre mistica. Ha usato i blocchi invisibili. Ha usato i barrier. Sei un cheater. Sto scherzando ovviamente, raga. Qua c'è proprio la libreria con tutti i bei libri. Una libreria millenaria. Tutta libreria, ok. Tanta roba. E all'ultimissimo piano, quindi all'interno della torre. Ok, c'è la Ender Chest, tantissima roba. E qua se spacco... Ah ok, non c'era bisogno di spaccare, non avevo visto la scala. Se entra nella scala si va a finire in questa zona qua, che è l'ultima, che è la zona del campanile. Suoniamo anche la campana. Tanta roba, raga, veramente. Cioè, questa è veramente tanta roba. Cioè, come costruzione è clamorosa. Fatta molto bene, curata tantissimo nei dettagli sia fuori che dentro. Poi finalmente c'è una bella scritta Zanzo che è, diciamo, inserita all'interno della costruzione, non messa così, diciamo, in aria. Anche se era fatta molto bene quella di prima, però questa è un'altra roba. Perfetto ragazzi, quindi con questa super mega vista clamorosa direi che questo episodio di questa possibile nuova serie termina qua. Fatemi sapere nei commenti cosa ve ne pare. Non iniziate a scrivere, ragazzi, hai copiato di qua, hai copiato di là. Lo so che non sono il primo a fare una cosa del genere, ma volevo provare e portarvi un episodio sul canale di questo tipo. Tantissima roba, entrambe le costruzioni, però vabbè, questa ha un tocco in più. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di entrambe le costruzioni. Se vorreste vedere un altro episodio del genere, quindi dove io pago gente per costruire cose, in questo caso io gli ho detto di costruire una casa con l'insegna Zanzo, magari nel prossimo episodio facciamo costruire, non so, un castello, piuttosto che un mini villaggio, robe del genere. Magari scrivetemi anche nei commenti quello che vorreste vedere di costruito nei prossimi episodi. Ragazzi, vi faccio un piccolo spoiler per tutti quelli che sono arrivati fino a questo punto del video. Nelle prossime settimane tornerà il mondo dell'iscritto, quindi vi invito a inviarmi il vostro mondo all'indirizzo email mondo.iscritto@gmail.com. torna la vera e unica primissima serie originale del mondo degli iscritti su YouTube. Poi ce ne sono stati altri che hanno preso spunto da questa
mia serie che oramai avrà 4-5 anni. Quindi ricapitolando ragazzi, la mail è mondo.iscritto@gmail.com. Io vi invito quindi ragazzi a lasciare un bel mi piace, commento, iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Qui da Zanze è tutto, un bel saluto e perla!